Sono Giacomo Falcioni, direttore generale della BCC di Fano dal 2011. Ho l'onore di rappresentare questa banca insieme a 151 collaboratori. Faccio parte della famiglia quindi del credito cooperativo composta da 9.400 soci e da 35.000 clienti. Quindi è una realtà importante del territorio e a cui la banca cerca di contribuire prima di tutto da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista sociale. Da un punto di vista economico, l'obiettivo è creare valore per famiglie e imprese, quindi accompagnare attraverso servizi qualificati i nostri clienti e i nostri soci. La banca ha un compito che deriva direttamente dall'articolo 2 dello Statuto, quello di promuovere il territorio, svilupparlo, essere vicino ad ogni singola iniziativa, quindi anche chiaramente alle iniziative sociali. In particolare il bonus bebè, che ha visto in 14 edizioni premiare 1.629 figli di soci dipendenti, e l'occasione, oltre che un evento di premiazione per i nuovi nati figli dei soci e dipendenti, è anche l'occasione per parlare alle nuove generazioni, accompagnarli nel loro percorso di crescita, sia di vita familiare con iniziative di formazione specifica, ma anche da un punto di vista di accompagnamento alla conoscenza e l'utilizzo dei servizi e prodotti bancari. Sono Monica Pucillo, responsabile relazioni esterne per BCC Fano. Mi occupo, tra le altre cose, dell'organizzazione delle iniziative e delle manifestazioni che la banca fa a favore del territorio, ma anche dei suoi soci. In particolare, tra le manifestazioni dedicate ai soci, c'è Banca e Famiglia, che è la cerimonia di consegna del bonus bebè che diamo ai neogenitori, soci e dipendenti della banca. E i bonus sono stati consegnati in occasione della festa del socio che si tiene a settembre al Codma. Poi abbiamo pensato, dato anche il numero crescente di bimbi premiati, di creare un contesto pensato per le famiglie e per i bambini. Quindi dal 2018 la manifestazione viene organizzata a Villa del Balì, al Museo del Balì. La manifestazione al Balì è un bel pomeriggio pensato proprio per fare star bene le famiglie. Infatti proponiamo un picnic sul prato e la banca fornisce anche uno zaino con tutto il cibo, diciamo le bevande, anche dei giochi per i bimbi e tutto l'occorrente per stare bene sul prato. E contemporaneamente le famiglie hanno la possibilità, grazie alla collaborazione del personale del museo, di visitare sia il museo che il planetario.
primo corso per neogenitori si è tenuto nel 2018 e l'argomento trattato era lo sviluppo psicologico del bambino. Nel 2019 abbiamo affrontato invece il tema dell'alimentazione, nel 2022 abbiamo trattato il tema della salute dei bambini da 0 a 5 anni. E quest'anno invece la gestione delle emergenze e dello stress collegato alle emergenze. L'iniziativa è nata in realtà da un dialogo con i genitori che incontriamo in occasione della consegna del bonus bebè e quindi da loro abbiamo capito che c'era la necessità di promuovere questo tipo di corsi. E vedere che tante famiglie quindi partecipano a questi corsi ci dà la consapevolezza, insomma, che siamo sulla strada giusta e che quindi è un lavoro che deve proseguire. Tra l'altro la banca li organizza e li offre gratuitamente ai soci, quindi è un'opportunità che deve essere alla portata di tutti. Sono Enzo Maggi, sono il direttore del Centro di Formazione di Mare Dentro. Con la BCC Fano abbiamo messo su un progetto sociale che è destinato ai neogenitori e che parla di come prevenire l'incidente in età pediatrica e cercare di trasmettere quel minimo di consapevolezza in caso di necessità, come intervenire non soltanto a fare le manovre di sostituzione, ma intervenire in età pediatrica, come chiamare l'emergenza o come intervenire a fare proprio la rianimazione cardiopolmonare. Il progetto è stato presentato durante la consegna dei bonus bebè al Balé di Fano e abbiamo deciso di dare ai neogenitori quelle informazioni importanti per evitare l'incidente in età pediatrica. Il corso per i neogenitori era in tre date. La prima data, cosa abbiamo parlato? Del bimbi sicuri sulla prevenzione degli incidenti in età pediatrica. Abbiamo visto sia la parte di teoria di come gestire e come evitare incidenti in età pediatrica, ma la cosa fondamentale che i neogenitori partecipanti a questo corso, che erano quasi 70, gli abbiamo fatto proprio provare sia le manovre di sostituzione con dei manichini, sia lattanti che bambini, e poi su qualche genitore abbiamo fatto fare anche le prove sulla persona adulta. Abbiamo visto non soltanto le prove di sostituzione delle viere in età lattante e bambino, ma abbiamo fatto provare alle persone che erano presenti a questo corso come si fa proprio la rianimazione cardiopolmonare nelle due età, sia lattante che bambino. Capita spesso in questi corsi che ci sono dei genitori che ringraziano, ma non devono ringraziare noi, devono ringraziare loro stessi perché sono riusciti a gestire un'emergenza in età pediatrica, il discorso di disostruire le viere, il discorso di fare la chiamata di emergenza, e qualcuno veramente ha risolto il problema con delle semplici manovre che servono quotidianamente e a tutti quanti. La seconda data si è occupata la nostra direttrice scientifica, la dottoressa Tania Rodoncelli, sul discorso di gestire a livello emotivo le azioni che possiamo prendere in un'emergenza, sia andare al pronto soccorso sia avere una problematica. La terza data, sempre con la nostra dottoressa Tania Rodoncelli e il dottor Chigi, come gestire questo stress emotivo in futuro, in una crescita del nostro figlio e della nostra famiglia. Quando sono stata chiamata per questo progetto della BCC Fano Banca e Famiglia, ho messo in moto tutta la mia esperienza di medico prima e di madre medico poi, perché mi sono resa conto della necessità di far capire alle persone, ai genitori, alle famiglie, quanto sia importante la gestione dello stress psicoemozionale, quindi dello stress che viene causato dalle emozioni che viviamo tutti i giorni, cercando di dare degli elementi pratici, dei consigli che potevano far migliorare l'approccio a questi primi anni di vita dei bimbi.
La gestione dell'emozione in emergenza per un genitore è fondamentale, perché sapere quelle poche cose che devono essere fatte in quel momento per salvare la vita al proprio bimbo possa essere gestito nel migliore dei modi. Ed è importantissimo che una banca come la BCC Rifano a livello territoriale possa aver fatto questi corsi e quindi dare dei consigli pratici per aiutare i genitori per migliorare la sopravvivenza dei propri bambini. È importante che una banca come BCC Fanno, della quale siamo stati ospiti e saremo, spero, graditi ospiti anche nel futuro, che è una banca del territorio, si interessi alle famiglie, si interessi alle problematiche del territorio all'interno del quale questa banca opera. È la cellula fondamentale. Se la famiglia funziona, può funzionare decisamente anche molto meglio tutto il compartimento organizzativo dell'intera nazione. Gestire molto bene il nostro livello emozionale ci potrebbe aiutare a stare anche molto meglio dal punto di vista fisico. Una delle cause, o fra le cause più importanti di malattia che noi vediamo oggi, troviamo proprio anche disquilibri o disequilibri dal punto di vista emozionale, che possono produrre anche dei veri e propri squilibri neuroemozionali, dei veri e propri squilibri metabolici, dei veri e propri squilibri ormonali, che possano portare a delle difficoltà, dei disturbi, il classico mal di pancia, il classico mal di testa che nei bambini è classicamente un mal di testa che non ha dei veri e propri, delle vere e proprie problematiche di tipo fisico, ma potremmo risalire decisamente a delle questioni di tipo emozionale, una paura, la paura di affrontare la scuola, le interrogazioni, i compagni. Queste sono condizioni che possono, attraverso le quali possiamo vedere quanto le emozioni siano importanti nella vita di tutti i giorni. Certamente noi ci dobbiamo anche adattare all'ambiente emozionale che viviamo tutti i giorni, perché tutti i giorni siamo sottoposti a incontri, tutti i giorni incontriamo persone, tutti i giorni affrontiamo problemi. La presenza dei figli, particolarmente in un momento storico come quello che stiamo vivendo, ci troviamo a doverci relazionare con il nostro partner, ma anche con il nuovo arrivato, che ci crea tutta una serie di richieste. Ci dà delle esperienze meravigliose da vivere, ma ci può creare anche delle difficoltà importanti da superare. Quindi dobbiamo essere pronti come genitori, dobbiamo imparare come gestire queste situazioni conflittuali. Noi, come Mare Dentro, come tutti quelli che fanno questo tipo di formazione, che cosa diciamo? Come dicono anche le linee guida internazionali, la cosa migliore non è l'obbligo di legge, la cosa migliore è la diffusione della cultura del primo soccorso, che è dedicata a tutti, alla piccola media impresa, al cittadino comune, alla grande azienda, che sia pubblica sia privata, ma non è necessario, come in questo caso la BCC di Fano, non è stata obbligata a nessun tipo di decreto ministeriale, ma creato questo progetto sociale, non è necessario nessun tipo di legge, basta volerlo fare attraverso questo discorso della cultura. La Banca di Credito Cooperativo di Fano è appunto una cooperativa nata più di 100 anni fa, nel 1911, che si è data quindi uno statuto, e all'articolo 2 si dice proprio che la cooperativa deve perseguire il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche dei soci e del territorio in cui la banca opera. Quindi questi sono i nostri principi ispiratori, ed è per questo che sicuramente sostenere la crescita delle famiglie, ma anche la crescita culturale dei genitori, che riescono quindi ad affrontare meglio il rapporto con i figli, ecco, sicuramente rientra tra gli obiettivi della banca. Abbiamo l'intenzione di estendere questi corsi alla collettività e in modo particolare ai nostri soci. L'obiettivo della banca è accompagnare le nuove generazioni in un processo di formazione e di sviluppo, anche delle conoscenze
che parto dall'educazione finanziaria, quindi al risparmio, ma anche investimenti in termini di acquisto prima casa, il settore della previdenza, della protezione, quindi un servizio qualificato da parte dei nostri collaboratori che permettono alla famiglia di crescere in maniera equilibrata. Sono onorato di far parte di questa banca che mette insieme tutti questi valori economico-sociali e tende veramente a essere vicina a far crescere il territorio.